È tempo di seconda semifinale, è tempo di finale nazionale di 13, siamo in diretta dal Casamora di Castiglione, è arrivato anche il grande pubblico qui al Casamora, abbiamo visto proprio dalle nostre telecamere che hanno inquadrato nei minuti scorsi il pubblico. Buona festa della Repubblica, buon 2 giugno a tutti gli italiani che sono con noi collegati questa mattina. Prima semifinale in cui la Rolle Bassano ha vinto con un risultato netto 8-2, forse anche troppo severo, a favore della squadra del Tiene. Prima finalista è la Rolle Bassano a giocare alle 18 contro la vincente di questa gara, ovvero Hockey Breganze contro il Roller Hockey Scandiano. Ecco qui le due squadre che entrano in pista. Lo Scandiano ha vinto i quarti di finale ieri contro la squadra di casa per 3-2 contro il Castiglione, una partita equilibrata ma decisa dalla maggiore effettività della squadra emiliana. E ora questa partita tra rosso blu e rosso neri, il Breganze schiera numero 29 Dani Ronzani, numero 2 Marco Locascio, numero 3 Matteo Dal Follo, numero 4 Francesco Tagliapietra, numero 5 Nicola Toaldo, numero 7 Davide Trigiane, numero 8 Samuele Bonato, numero 9 Filippo Bergamini, numero 6 Giacomo Poletti, numero 10 Agnese Sausa, allenatore Gabriele Tiella. Rollo che Scandiano che risponde con il numero 1 Paolo Albicini, numero 2 Federico Ompiani, numero 3 Elia Valentini, numero 4 Simone Vivi, numero 5 Francesco Derchi, numero 6 Sergio Lusetti, numero 8 Pietro Ruggi, numero 9 Nicola Valentini, numero 7 Davide Valentini, numero 10 Valentino De Petri, allenatori Alex Rocca e Katia Ferretti, arbitri dell'incontro. Anzi, grazie alla regia per la grafica, arbitri dell'incontro Federico Barbaresi di Salerno e Francesco De Palma di Giovinazzo, e al tavolo Alessandro Gadaletta di Giovinazzo, che vediamo inquadrati i giocatori del Correggio che giocheranno la finale, settimo ottavo posto Lodi contro Correggio, mentre alle 13.30, alle 12 ci sarà nona decimo posto a Grate contro Eboli. Lo Scandiano schiera dal primo minuto il portiere Paolo Albicini, Federico Unfiani numero 2, numero 7 Davide Valentini, numero 4 Simone Vivi e il numero 8 Pietro Ruggi. Il Breganze risponde con tra i pali Danny Ronzani, Filippo Bergamin numero 9, numero 5 Nicola Toaldo e numero 2 Marco Locascio e il numero 7 Davide Trigiani, i marcatori. Toaldo 8 reti nel torneo per il Breganze, 6 per Trigiani, vincitori del girone B con 10 punti il Breganze, seconda classificata lo Scandiano con 7 del girone A. Per lo Scandiano il miglior marcatore è Simone Vivi, 13 reti, secondo miglior marcatore di Tobaraus del Tiene, insieme a Cornacchini del Castiglione, 12 per Fiorese della Rolle Bassano. Prima battuta per Scandiano, il tifo che sentite dello Scandiano, francamente già poca voce, sarà un po' difficile con questa roba arrivare fino alla fine della giornata questo tipo. Tutto pronto per il fischio d'inizio, allora Davide Valentini, 3 gol nella competizione. Il Scandiano ha vinto la zona 3 con 15 vittorie, un pareggio e 0 sconfitti. Era imbattuta in questo torneo, ma è stato sconfitto dalla Rolle Bassano in questo torneo e quindi ha perso la sua imbattibilità. Quindi una sola sconfitta per Scandiano. Breganze seconda nella zona 2, 23 vittorie e 2 sconfitte, imbattuta in queste finali, un pareggio solo per i rossoneri. Ha vinto
ha pareggiato all'esordio 3-3 contro Castiglione, poi ha vinto 8-1 con la Grate, 6-0 contro il Correggio ed infine 11-0 contro il Tiene, un dato che ha deciso il primo posto per i rossoneri. Stato tiro di Toaldo, para Albicini, il Breganze ha vinto, scusate, lo Scandiano ha vinto 4-3 contro il Folloni, come aveva esordito con la sconfitta 6-3 contro Rolle Bassano, mentre poi aveva vinto, aveva pareggiato 3-3 contro lo Scandiano e contro Lodi, scusate, poi ha vinto 5-2 contro l'Eboli. Partita è andata con Lodi, con il recupero, la rimonta, con la, Lodi che era avanti, la rimonta da 3-1 a 3-3 per Simone Vivi, il capitano rossoblu, nonché marcatore, top marcatore. Qui parata di Albicini sul tiro di Locascio, sembrava innocuo, invece è diventato velenoso il tiro del numero 2 rossonero. Scadono i secondi in difesa, ora Vivi, numero 4, contrattacco dello Scandiano, ma interviene Toaldo, era libero Ruggi dall'altra parte. Valentini, Peronfiani, hanno portato anche due tamburi, non ce n'era, bastava un tamburo, ci sono anche due tamburi, mi sto vedendo adesso in tribuna, molto difficile commentare questo frastuono qui al Casamora che ha un eco veramente particolare. Locascio per Vivi, poi il numero 9 Bergamin, il migliore delle Breganze nella giornata di venerdì, assolutamente incredibile prestazione di Bergamin. Tiro di Toaldo, tap-in, Albicini parà in due tempi. Avete già tirato una tripletta contro il Tiene, davvero una prestazione altisonante per il numero 7 insieme a Bergamin. Due, diciamo freccia rossa, comunque due treni ad alta velocità sulle fasce della squadra di Tiella. Toaldo in serie di regia, difensore con il vizio del gol, mentre Locascio è il bomber sotto rete. Lo Scagnano invece con Simone Vivi, factotum della squadra, con Davide Valentini sulla fascia e un Fiani in fase difensiva, e poi il Scandiano con Rocca, l'Antonio Loca, il giocatore della prima squadra del Scandiano in Serie 2, insomma i cugini Valentini a lato, insomma a cambio diciamo di numero 8, quindi giocano a 3 con un cambio, un paio di cambi. Ora il Breganze con il break, il quadro pallina Trigiani, Albicini, pallina rimane lì, ma arriva Vivi a neutralizzare. Vivi contro Locascio, ancora Vivi dietro porta, il portiere è rimasto un po' indietro ma salva il bastone di Toaldo, fase di studio un po' contratta le due squadre in questo avvio. Siamo già al quinto minuto, 0-0 risultato. Toaldo per Trigiani, scivola Locascio in area, non è fallo per la coppia arbitrale, attenzione Trigiani, con palla Trigiani, c'è l'intervento di numero 2, mamma mia Trigiani cosa si mangia, la porta libera, che errore della difesa,
Scandianese chiama sul time out per questo errore difensivo grossolano. Vivi intanto Pararonzani, c'è Valentini, Pararonzani, che occasioni da ambedue le parti, tutto per due difese ancora da regolare, pari occasioni. All'occasione di Trigiani ha risposto Valentini, due interventi importanti per Albicini e Ronzani tra i pali. Partita dai ritmi diversi rispetto alla prima semifinale, si lotta tra Vivi e Toaldo, alla meglio la Braganze, Locascio al centro, ma non serve, riesce a servire il compagno di parte dello Scandiana con Vivi. Vivi, triplice marcatura vicentina. Onfiani recupera la sfera per Valentini, ma intercetta Locascio. Locascio per il numero 9, Bergamin, Filippo, poi Davide Trigiani, con la Trigiani e il c'è libero Locascio, gol 6-0-4 di Marco Locascio, trovato libero da Trigiani. No, qui è la bellissima azione del numero 7, non è la prima volta che vediamo questo ruolo di assist man, e poi Locascio che sulla sinistra riesce a anticipare Albicini per l'1-0 delle Braganze, con Locascio nell'errore, secondo errore della difesa scandianese, e segna il vantaggio Locascio, il bomber rossonero. Ha segnato 8 reti in questo torneo, me ne ha segnati ben 53 nella stagione triveneta nella zona 2. Time out richiesto dalla Scandiano al 6-0-4. Se con il Tiene abbiamo visto anche dei giocatori di A2 arrivare qui a sostenere la propria squadra, abbiamo visto anche Alberto Rigo per il Tiene, abbiamo visto, stiamo vedendo adesso Posito nel Balaustre a tifare Braganza, il giocatore della Serie 1 del Benet Lab, che è venuto qui, è sceso giù qui a Castiglione per supportare il team rosso-nero. Giocatore italo-argentino Posito, appunto Posito. Ora Trigiani per Toaldo, tiro, para il vicino, arriva lì, la palla rimane lì, Locascio cade, non c'è il fallo, anzi c'è il fallo della lunetta del numero 2. Nessun cambio nelle due formazioni in questo avvio di semifinale scudetto. Braganze Scandiano in vantaggio, e la Braganze gol di Locascio al minuto 6-0-4. Valentini però è alto, le Braganze è già in assetto presso in tutta pista, e ora il Scandiano fa fatica a reagire, come il Rolle Bassano quando ha alzato il baricentro, non c'è stata storia contro il Tiene, cosa accaduta nel secondo tempo con il parziale di 6-0 dopo il 2-2 del primo tempo tra Roller Bassano e Tiene. Ora Toaldo, Locascio a terra, non riesce a concludere, per Albicini, Simone Vivi per Ruggi. Ovviamente non abbiamo ancora ricordato, tutti i giocatori in pista sono del 2012, chi ha già compiuto 12 anni, chi andrà a compierlo nei prossimi mesi. Ruggi non riesce a spazzare, ancora meglio le Braganze. Toaldo per Trigiani.
poi fuori per Filippo Bergamin. Bergamin para con la maschera al Albicini. Davide Trigiani per Nicola Toaldo. Toaldo non va al suo tentativo, il suo assist deve tenere Vivi, raccoglie la pallina, contrattacco Vivi, Ronzani c'è in spaccata all'ottavo minuto, salva ancora Vivi, ancora Ronzani. Che errori della difesa breganzese, si arrabbia Tiella, due erroracci dei breganzesi. Chiama il time out infatti Tiella. Che occasioni per Vivi, due azioni consecutive in pochi secondi. Non ha permesso il pareggio dello Scandiano, ma bravissimo Ronzani a deviare. Siamo al 10-0-1, siamo al 9-0-1, che è time out Breganze. Tiella abbiamo qui vicino a noi e sta ovviamente chiedendo più attenzione in difesa, perché si è giocato fino adesso le sue carte bene la squadra rossonera, mentre dall'altra parte Rocca. Rocca che sta parlando con i suoi giocatori nel time out, ovviamente a cercare di uscire fuori da questa morsa offensiva delle Breganze. È entrato il numero 8 Samuele Bonato al posto di Filippo Bergamin, mentre nessun cambio per la sponda rosso-blu. Onfiani contro Locascio, lotta tra numeri 2. Onfiani al centro per Ruggi, che non devia, disturbato da Toaldo. Davide Valentini per la sfera Locascio, ora Vivi per Davide Valentini. Davide Valentini che ha segnato tre reti in questo torneo, ma Vivi ne ha segnati 13, scusate. Toaldo riparte, contrattacco il numero 5 breganzese, disturbato, anzi riesce a bloccarlo la Valentini. Valentini lotta con Abbonato, era meglio il biondo per Vivi che parte da lontano, non riesce l'appoggio a Onfiani, in qualche modo non riesce a ripartire Scandiano. C'è la ripartenza per il Breganze, scaduti i secondi in fase difensiva. Marco Locascio per Davide Trigiani, butto il controllo, riesce a pinare la sfera Vivi, metto due Vivi. Trigiani riesce in qualche modo a raccapezzare il suo errore, ancora Vivi per Ruggi, fuori per Valentini. Siamo al minuto 11, 1-0 Breganze, semifinale scudetto under 13. Ruggi sulla destra cerca un piane, disturbato da Bonato.
Poi riparte il Bragranza con Trigiani. Trigiani velocissimo sulla fascia, autore dell'assist vincente all'Ocascio per il 1-0 con rosso-nero. Vivi via via con il pattino che è consentito da quest'anno. L'Ocascio per numero 7 Trigiani, diagonale esterno della rete. L'Ocascio per Toaldo. Toaldo sibila il palo, il numero 5 breganzese. Riparte Scandiano Valentini per Vivi, ma è quello, lo sappiamo, è l'asse scandianese. Ruggi per Valentini. Valentini per Vivi. Vivi 51 gol in stagione. E ora proprio lui che si incarica. Arriva Valentini. Ma ancora Ronzani due volte. Che parata di Danny Ronzani. Classe 2012. Vivi, pallombella, beffarda. Arriva Valentini e non riesce a concludere. Per ora decisivo il numero 29 del Breganze. In questo avvio tre parate decisive per il numero 29. E lo Scandiano è stato molto pericoloso dopo l'1-0 breganzese, ma è mancato ovviamente grazie a questo portiere che ha neutralizzato due occasioni di Vivi e uno di Valentini. Ora Vivi, centro area, spara questa pallina, non arriva Brugge, alla meglio ancora Trigiani, è rientrato Filippo Bergamine, quindi due treni ad alta velocità per Breganze, quindi è uscito L'Ocascio. Ora ovviamente è una squadra solida per Chiella in questo finale di primo tempo. Curiamo due tempi da 15 minuti. Valentini, Breganze in assetto, presso in totale. Onfiani per Vivi. Non può sistemare un po' il Breganze, Tiella, perché era completamente sbilanciato. Tiro di Valentini, plastica la parata di Ronzani. Ultimi 80 secondi del primo tempo, 1-0 Breganze. Filippo Bergamin, centropista, non riesce a servire Torreggiani. Alla meglio ancora Vivi. Un po' sulle gambe il Breganze in questa seconda parte del primo tempo, dopo l'ottimo avvio Trigiani. Poi per Bonato Samuele, poi passa all'altro Bergamin. Ora Toaldo. Toaldo spara in mezzo. Per nessuno. Riparte l'azione emiliana, ma arriva Bergamin a rubare la pallina. Bergamin para Albicini. Bergamin, insomma, asse fondamentale con Trigiani. Ora Trigiani dal limite diagonale, ancora troppo fuori misura, ancora rimbalzo i rossoneri con Bergamin, con Toaldo, diagonale per Albicini, ma ancora Breganze. Trigiani, assedio dei vicentini, non riesce a uscire lo Scandiano in difficoltà. Ora intercetta Valentini per Vivi, sbaglia il controllo, arriva Trigiani. Ruggi, ultimi secondi. Finisce il primo tempo, risultato 1-0, decide per ora al 6-0-4 L'Ocascio. Marco con un bel passaggio di Trigiani, smarcante, trovava a tuo per tu con Albicini, segnava l'1-0, ma segnava almeno tre occasioni per Scandiano con due Vivi, 1-0 e poi la parata su Valentini alla seconda parte del primo tempo. Noi ci sentiamo nel secondo tempo, vediamo intanto il programma di oggi e ci sentiamo più tardi per il secondo tempo di Breganze Scandiano.
Torniamo in diretta qui dalla Casamano di Castiglione, tutto pronto per il secondo tempo. Enrico Barbarisi di Salerno e Francesco De Palma di Giovinazzo, coadiuvati dall'ausiliare Alessandro Gadaleta di Giovinazzo. Tutto pronto, secondo tempo. Scandiano non cambia una virgola. Vivi, Unfiani, Ruggi e Valentini Davide, mentre Breganze con Locascio, Bergamin, Doaldo, Trigiani, portieri rimangono lo stesso, Ronzani e Albicini. 1-0 risultato, decide però Locascio al minuto 6. Locascio, interviene Vivi. Simone Miglietto, due grandi occasioni nel primo tempo non sfruttate, grazie soprattutto a Ronzani, decisive le due parate. Sul risultato di 1-0, Unfiani, giornata nuvolosa questo 2 giugno, domenica 2 giugno a Castiglione, sole che infiltra, non fa caldissimo ma neanche freddo. Ora Bergamin, pallina che rimane lì, Balbicini para, ora premiata coppia breganzese Trigiani Bergamin. Ora Valentini si gira in mezzo a due, alla meglio ancora il Breganze, film già visto nel primo tempo. Scanno in secondi e anche il fallo di squadra numero 2 per Breganze, 1 per Scandiano. Fallo di squadra Breganze, il secondo anche per Gerberto Barbarisi, e spiega il fallo al numero 8. Si cambia ancora e qua è una fase veramente confusa del match. C'era la palla a Bergamin, Filippo, ora Trigiani, Locascio, Trigiani per Toaldo, interviene Vivi, allora Scandiano riparte con Davide Valentini, il numero 7 sulla fascia, è lui l'unico che spinge lo Scandiano, mentre Breganze ne ha ben due sulle fasce, Bergamin e Trigiani. Proprio lui tira, Trigiani para Albicini sul primo palo, tranquillo il portiere reggiano. Locascio per Bergamin, poi Toaldo, pure la pallina Davide Valentini. Però ancora il raddoppio del Breganze, Locascio para Albicini, veramente aggressivo il Breganze sul portatore di palla scandianese, difatti gli emiliani non riescono a reagire. Vediamo qui appunto il tentativo del Breganze con il tiro di Locascio, parte di Albicini, esce nuovo ancora il Breganze, timido l'attacco dei bianchi rosso blu. Breganze con Toaldo para Albicini, prima che rimane lì, attenzione, che brivido,
brivido per Scandiano, paglia che rimane lì, Vivi non se ne avvede, quasi rischia l'autogol. Ora Bergamin para ancora il Bicini con il guantone. Scandiano non è entrato molto bene nel secondo tempo, chiama il time out, infatti l'allenatore spagnolo della Galizia, Alex Roca, giocatore della prima squadra. Andiamo qui, insomma il Braganza ha vinto, già avuto due occasioni per chiuderla o comunque per arrivare al doppio vantaggio. Il time out al 4:04 del secondo tempo. Togliamo in diretta dal Casamora, sempre sottofondo il supporto dello Scandiano, prova con Valentini, sbatte su Ronzani e nell'altra pista a Viareggio in contemporanea c'è l'altra semifinale del 17 dopo la vittoria netta del Sebu Viareggio. Ora c'è il derby Rolle Bassano contro Trissino. Vedete che si gioca a Breganze contro Scandiano. Con questo gol Locascio sale a 10 gol. Dopo la tripletta, anzi 8 gol. Quindi insieme a Toaldo è il miglior marcatore, Trigiani ne ha 6 se non erro, poi sto facendo i conti, 6 gol, però una partita in meno rispetto agli altri, ricordiamo sempre 16 gol per Barbaraus, Del Tiene 13 per Cornacchini e Vivi 12 per Fiorese, quindi 8 per Toaldo e Locascio. Lo Scandiano tenta di alzare un po' il baricentro, ma fatica assai, perché la Breganza è veramente ben messo in campo, ma soprattutto a gambe e ha avuto le migliori occasioni, con Bergamini e Trigiani sta facendo la differenza assolutamente in questa semifinale. Locascio para ancora al Bicini, serve però Trigiani, arriva Bergamini più attento, parla ancora a Bicini, decisivi almeno in 4 volte al Bicini in questo secondo tempo. Trigiani, quelli che rimane lì, c'è gol! Gol di Filippo Bergamin, 5:57, il numero 9, più attento in due occasioni poco fa, il tentativo centrale, poi adesso questa pallina vagante, è riuscito poi Trigiani a metterla in mezzo, parata di Albicini, poi è arrivato Bergamin, segnando il 2-0, capitalizzando così un momento del secondo tempo a favore dei vicentini assolutamente. Ora ci prova Vivi dall'altra parte, giro porta, arriva però il bastone di Ronzani e Locascio. Ora il numero 1 Bergamin ancora lui, Pagliacca rimane lì ancora l'ennesima volta, troppo passivo Breganze, Scandiano non reattivo, infatti Roca chiama l'attenzione in fase difensiva. Ora Bergamin in mezzo a tre Bergamin, anzi Trigiani, era lui ancora giustamente, è lui che nel mezzo riesce
a entrare con estrema facilità grazie al suo gioco di bastone. Trigiani contro Vivi, si lotta, spazza via Unfiani per Vivi, Vivi fuori per Unfiani, ora Unfiani in mezzo per Ruggi. Nessun cambio per Scandiano in questa gara, uno per Braganze. Intanto Bonato alla fine del primo tempo ruba la pallina però Trigiani sul tentativo di passaggio lento del Braganze. Ora arriva anche Locascio che spara in alto su Trigiani, veramente Bergamini e Trigiani non so scegliere il migliore della partita. Vediamo se riusciranno a dipanarmi questo dilemma. Metà del secondo tempo, 2-0 Braganze, Vivi, Vivi in area, ancora Ronzani decisivo a seguire la partita del finale del nono decimo posto tra Grate e Veboli, poi a seguire alle 13.30 Lodi contro Correggio, finale settimo ottavo posto, è valida anche per la Coppa Fisra che va data al settimo classificato. Aldo disturbato dal numero 4 Vivi, ma meglio la Breganzese. Locascio fuori per Trigiani, Trigiani veloce, il numero 7 serviva a tiro poi deviato, c'era Locascio lì a trovare la spizzata, cade un piano, non c'è fallo, Ruggi, interviene Bergamin, alla meglio però un Fiani impatta su Trigiani, siamo all'ottavo minuto, 2-0 Braganze, non si può ancora dire che Braganze ha un passo in finale, però sta meritando assolutamente il doppio vantaggio. Ancora Trigiani sul passaggio di Locascio, ora Ruggi per Vivi, Vivi in mezzo a tre, quando non si può fare niente il numero 4. Ovviamente anche un po' di stanchezza per lo Scagliano, ha giocato ieri una dispendiosa semifinale e quarto di finale, scusate, contro lo Castiglione. Ora il tentativo di Trigiani para Albicini, Braganze sta uscendo meglio in questo, in questa partita, nel secondo tempo più reattivo, ovviamente si è riposata per un giorno, quasi 30 ore, quindi insomma fa la differenza in un torneo così esigente, però insomma nel giro di qualificazione ha avuto la meglio vincendo con 10 punti il girone. Fallo di squadra numero 3 per Braganze su Vivi. Valentini per Vivi, Vivi ci prova ma ancora il raddoppio, il miglior marcatore del Scandiano bloccato dalla difesa del Braganze. Ora Toaldo contro Ruggi, fuori la sua conclusione, Onfiani disturbato da Bergamin, vediamo anche lì in balaustra il Tiene che è già iscritto alla finale terzo quarto posto, che giocherà alle ore 18 alle 16.30. ovviamente spettatore interessato
Entra il numero 9, Niccolò Valentini. Dipaniamo una precisazione dello Scandiano, che ci sono tre Valentini, ma i cugini sono Davide Valentini ed Elia Valentini. Spero di aver capito bene, spero di sì. Mi sarebbe sbagliato tutto il weekend. Mentre il numero 9 non è parente degli altri due Valentini. Chiedo venia, ma tre giocatori con lo stesso cognome veramente si vedono in un under 13 già due, è già difficile se non sono gemelli. 10:58, 2-0 Breganze, gestisce la squadra di Chiella. Nessun cambio in questa ripresa. Mentre ha operato il primo cambio il Scandiano poco fa, con l'entrata di Niccolò Valentini, 2012 anche lui. Locascio, giro porta, Albicini c'è sulla parata. Onfiani, Locascio, per Bergamin, poi per Toaldo, quindi Trigiani, anzi Bergamin Trigiani, e c'è il gol di rapina di Nicola Toaldo, il capitano breganzese, mette una seria ipoteca alla finale scudetto. Un tiro di Trigiani, ecco qui vediamo il replay, parata corta di Albicini e poi Toaldo più veloce, più scaltro a ribattere in rete, la corta respinta, l'ennesimo tap-in, se non erro il terzo tap-in delle Breganze, una difesa un po' sulle gambe, un po' poco reattiva per lo Scandiano in questa partita che costano caro. 3-0 Breganze, un passo alla finale contro la Roller per un derby. Veneto in finale, che bisogna andare indietro nel tempo per trovarne un altro. Quindi insomma tre minuti ci dovrebbe ritornare lo scudetto in Veneto in zona 2 dopo tanti scudetti del Pollonica, Lolle Bassano e Breganze dovrebbero giocare per il titolo alle ore 18 sempre in diretta YouTube Fisio che pista, o se no se volete venire qui a Castiglione ad assaporarvi questo clima che c'è quest'oggi, questo ultimo giorno delle finali under 13. Valentini per Onfiani, poi Davide Valentini. Ora Niccolò Valentini, l'appena entrato, cade a terra, para Ronzani, shootout per fino a che per Ronzani, decisivo nel primo tempo. Se non erro vedo anche Enrico Mariotti della Balaustra, Enrico Mariotti lì. Le telecamere riusciranno a prenderlo, comunque lì a bordo pista. Nuovo allenatore del Roller Hockey Scandiano, la prima squadra, è qui a vedere i piccoli dell'Under 13 che vediamo inquadrato, proprio Enrico Mariotti sulla sinistra, il nuovo tecnico dello Scandiano, prima squadra. E c'è cartellino blu a Vivi, e anche un giocatore delle Breganze, dove è Toaldo, doppio blu, ci rimane in quattro in pista. Ora Samuele Bonato per le Breganze e ci sono tutti e tre Valentini in pista
Elia Valentini numero 3, numero 9 Nicolò Valentini, numero 7 Davide Valentini. Sono anche i cugini, se non erro ovviamente, Davide e Elia in pista. Davide per Elia, bravo Ronzani, ancora plastica la sua parata. Gonfiani, guardate, Elia Valentini per Davide Valentini. Gonfiani, ultimi due minuti dell'incontro. Ora numero 7, Trigiani, Breganze che gestisce gli ultimi, c'è stato il gol, è lui Trigiani, quindi quarto marcatore diverso per Breganze, Trigiani, diagonale vincente, quindi un gol per Locascio, un gol per Pergamino, un gol per Toaldo e uno per Trigiani. Trigiani sale a 7, Toaldo sale a 9, Locascio a 8. 4-0 il risultato. Cambio del portiere per Scandiano, è entrato Valentino De Petri, classe 2013, se non erro fa il suo esordio in questo torneo, non vorrei dire una cavolata, ma dovrebbe essere così. Entra anche Derchia e Lusetti, lo Scandiano, quest'ultimo scorcio, entrato anche Giacomo Pauletto del Breganze. Pochi secondi dividono la Breganze da una finale scudetto under 13. Ora Bergamin per Trigiani, contrattacco Trigiani fuori il suo tentativo operato da De Pietri. Ultimo minuto di questa semifinale, Valentini per Derchia, Trigiani supera Lusetti, contrattacco buonato per Trigiani, Davide Trigiani, 5-0, 14-09, Trigiani da festeggiare davanti a Posito, è il suo ottavo gol nel torneo, doppietta per lui in questa semifinale vincente. Ultime schermaglie del match. Ora Scandiano che giocherà la finale, terzo quarto posto contro Otiene alle ore 16:30. Bravo De Pietro a parare. Ultimi secondi. Palla che rimane lì. Pauletto, gol di Pauletto, Giacomo Pauletto, secondo gol segnato in questo torneo, classe 2012, a 3 secondi dalla fine. ...6-0 risultato dopo l'8-2 del Bassano, 6-0 del Breganze. Le due squadre vincitrici del girone mettono una seria ipoteca sulla finale e ovviamente si godranno il titolo lunedì 18. Quindi tiene Scandiano alle 16:30, vediamo proprio che sarà piaciuto da Castiglione Follonica al derby, poi tiene Scandiano, poi finale LOL Bassano Breganze, il titolo ritorna in Veneto per questa categoria under 13. Vedremo chi vincerà tra le due formazioni, intanto tutti i tifosi delle due squadre sono a bordo pista a ricevere il 5 dai giocatori.
1-0 al primo tempo. Lo Cascio in tiro veloce dentro l'area, poi Bergamin il tap-in al 5:57 secondo tempo per il 2-0, poi il 3-0 di Toaldo che chiude di fatto il match in tap-in, poi 13-18 Trigiani, 14-09 Trigiani e poi Politto, 14-47 doppietta per il numero 7, un gol per Bergamin, Toaldo, Locascio e Bauletto. Vediamo appunto inquadrato anche Posito sulla sinistra per il 6-0. E quindi ci rivediamo alle ore 12, Claudio, no, 12 precise, Agrate, Eboli per la finale nono decimo posto, anche Leonida, fra 40 minuti ritorneremo in pista per commentare la finale nono decimo posto e quindi noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento a fa 40 minuti sempre qui in diretta dalla Casa Mono di Castiglione della Pescaia, sempre in diretta per le finali nazionali Under 13.